Salve a tutti amici nutrizionisti e bentornati su Friday Tortin Store. Io sono Davide e con me il mio piccolo assistente Jason. E oggi siamo qua per parlare ancora di Ritorno al Futuro, in particolare di Ritorno al Futuro 2 con questa Ultimate targata NECA di Biff Tannen. Allora, apertura ovviamente a finestra, qui troviamo il nostro Biff, qui troviamo tutti i personaggi di questa wave e qui l'immagine di Biff. Alla fine di questo video metteremo la nostra playlist con tutte le action figure di Ritorno al Futuro targate NECA, ma adesso non perdiamo altro tempo e andiamo subito a fare la recensione. Ok, eccoci con il nostro Biff fuori dalla scatola. Diamo un'occhiata all'altezza, siamo 19 cm. Allora, facciamo una piccola panoramica. Partiamo dal volto. Secondo me è stato fatto un lavoro davvero straordinario su questa action figure. Il volto è fantastico, perfettamente somigliante. Possiamo ovviamente ruotare poco in su, abbastanza in giù, ovviamente lateralmente. Poi apertura delle braccia fino a qui, possiamo ruotare il braccio, doppio snodo classico di NECA sul gomito, rotazione della mano e snodo giù e su. Poi abbiamo la giacca in gomma morbida aperta nella parte superiore ma chiusa qui in fondo e non si può aprire. Poi abbiamo uno snodo qui sul petto, possiamo andare in giù e indietro in questo modo e ruotare appena appena il busto. Poi apertura delle gambe fino a qui, ottimo. Possiamo piegare la gamba in avanti così e indietro così. Piegamento del ginocchio molto buono, nonostante non ci sia il doppio snodo, però non ce n'è bisogno in questo caso. Snodo sulla caviglia, giù e su. E questo è il nostro Biff. Allora, cominciamo con gli accessori. Abbiamo due mani a pugno, una mano in questa posizione che dopo andiamo a vedere il perché, la seconda testa, diciamo un misto tra meravigliato e arrabbiato, la cassetta di sicurezza che si può aprire in questo modo con dentro alcuni giornali. Ecco, forse qui avrei fatto una maniglia un po' più comoda per poterla aprire. Poi abbiamo il manifesto, il volantino della serata famosa di sabato notte. E poi abbiamo la fattura del meccanico per far riparare la macchina dopo lo scontro con Marty. E poi infine, il più importante, abbiamo l'almanacco sportivo che andiamo a mettere nella mano che abbiamo fatto vedere prima, in questo modo. Ok, eccoci con le nostre valutazioni finali, che sono ovviamente positive. Secondo me è un action figure da acquistare assolutamente per tutti gli amanti del film. Nessun difetto e davvero sono senza parole per lo sculpt. Entrambe le teste sono fatte davvero bene, nonostante sia un action figure di un personaggio secondario. Bellissima la mano che tiene in mano l'almanacco,
ovviamente va esposta in questo modo e dal meglio di sé. Comunque, accessori perfetti, bellissima la scatola con l'almanacco, ovviamente, e direi che l'acquisto è super consigliato. Jason, ti è piaciuto? Sì. Biff, sì, sicuramente non è l'acquisto che fanno in molti, perché è un personaggio secondario, però comunque è fatto bene. Bene, detto questo, io vi ringrazio come sempre di aver seguito, ringrazio Edoardo per l'acquisto e per averci permesso la recensione. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciateci un like e un commento se questo video vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social. Noi vi diamo l'appuntamento come sempre al prossimo video, sempre qui, sempre con me e sempre con Jason. Grazie mille e ciao a tutti! Ciao.